Oh, brava la mia bambina. E dove vai di bello? In discoteca con le amiche? Sì, esatto, papà, ma sarò previdente. Berrò una bevanda analcolica, cercherò di tenere lontano i ragazzacci e farò presto stasera. Sono profondamente deluso da mia figlia. Ma perché? Un momento. Lexa, spegni la lampada. Ora vieni qui e siediti accanto al tuo papà. Iniziamo col dire che è tuo diritto ubriacarti. Ma io non voglio ubriacarmi! Ma è un tuo diritto e devi esercitarlo. Ma io non voglio! Credimi, mi ringrazierai. Stasera voglio che torni completamente ubriaca. E anche tutte le sere che uscirai con le tue amiche, devi ubriacarti come una matta e sfondarti. Tesoro, ti sto insegnando il tuo diritto di essere sicura anche quando sei ubriaca. Anche se indossi una gonna. Corta, anzi, cortissima. Anzi, sai cosa? Togliti la gonna, vai direttamente in mutande. Papà, ma sei diventato completamente scemo! Ma che razza di consigli sono questi? Una volta i genitori dicevano... Non parlare con gli sconosciuti, non ubriacarti, e ora mi dici tutto il contrario. Bevi ubriaca in mutande il tuo bicchiere di vino in discoteca? Così altro che lupi, incontro gli orchi io. Ma tesoro, io ti incoraggio ad esercitare il tuo diritto di ubriacarti. Ma quale diritto di ubriacarti? Ma di che cavolo stai parlando? Non lo sai che l'alcol fa male? E non si consiglia alle ragazze di ubriacarsi. Eri saputo che l'abuso di alcol è un fattore determinante negli episodi di violenza domestica, nei reati in luoghi pubblici, nelle molestie e nelle aggressioni. Lo dice pure l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica. E tu vuoi farmi diventare un'alcolizzata con questo diritto di ubriacarmi? No, tesoro, non travisare le mie parole. Io dico solo che tu hai tutto il diritto di fare quello che vuoi. Ma noi non viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questo non è un mondo ideale dove se voglio vado a bermi un bicchiere di vino in mutande con la sicurezza che nessuno dovrà molestarmi. Viviamo in un mondo terribile fatto di violenza e guerre, disuguaglianza e tanta, tanta ipocrisia. Ed è questo che i media dovrebbero insegnarci. Non falsi ideali in cui credere per lavarci la coscienza. Il tuo messaggio, papà Candido, ha anche una sua farlocca nobiltà. Ma io ho letto l'ottimismo di Voltaire. E chi vive di ideali e non con i piedi per terra fa sempre una brutta, brutta fine. Sai qual è l'unica cosa che mi consola? Che io non sono veramente tua figlia. E questo è solo un brutto sogno. E ora svegliati, Candido di un babbo. Una persona ha diritto ad essere sicura anche da ubriaca. I consigli del maschio bianco etero in diretta TV su come si dovrebbero comportare le ragazze per non incontrare il lupo sono l'esempio perfetto della colpevolizzazione della vittima. Andrea Gianbruno ha spiegato a qualche milione di spettatori che se ti ubriachi potresti incontrare uno stupratore. È tuo diritto ubriacarti. Però, avete presente lo schema, vero? Però ho amici gay, però non sono razzista. Stavolta è toccato a, però poi effettivamente c'è il rischio che il lupo ti trovi. E invece no, una persona ha diritto a essere sicura anche da ubriaca, anche se indossa una gonna, corta o anche cortissima. E anche se è in mutande con un bicchiere di vino in mano, pensa tu. Mi piace, ho fatto un bel video e ho espresso un principio fondamentale. Sono veramente orgoglioso di me stesso.